lavoro. E ci siamo qui su questo bene confiscato, o meglio su questo bene liberato, dopo 12 anni di... era stato dimenticato. Siamo qui per avviare questa nuova stagione insieme al territorio, alle associazioni di categoria, alle associazioni di volontariato, alle cooperative. Con noi c'è Libera, c'è il comitato antidiscarica, c'è il comitato Don Pepperiano, insomma siamo una, c'è Polis, c'è una sorta di nuova energia che si è concentrata qui su questo posto. Dovevamo avviare la raccolta delle pesche della legalità, le pesche non sono ancora pronte, abbiamo iniziato la potatura, abbiamo iniziato un piccolo sito di compostaggio e quindi abbiamo a dare nuova vita a questo posto che per tanti anni è stato un simbolo di morte, quindi vogliamo assolutamente riconvertirlo. Con il quale abbiamo iniziato fin dall'inizio questo percorso, a pensarlo solo, vedi, un aneddoto a volo. Questo percorso è iniziato perché, avendo fatto un master sulla valorizzazione e promozione dei beni confiscati con Libera, ci incontriamo un giorno con la dottoressa Lucia Rea e ci ricordiamo che avremmo potuto gestire un bene confiscato qui. La dottoressa Rea ci fa presente che esiste questo bene confiscato e da lì inizia questa battaglia insieme a Libera, insieme alla dottoressa Rea, insieme a Sima Coverdillo, insieme a Peppe Pagano di NCO, la municipalità, insomma tutte le forze che abbiamo citato prima. E quindi è doveroso, Sima, fate un saluto. Vi porto il saluto di da parte del comitato Don Peppe Diana. Sapete che stiamo andando avanti praticamente con il Festival Nazionale dell'Impegno Civile, che è un festival che nasce in provincia di Caserta ma che si è allargato per tutta la Campania e che ha come logica, come peculiarità quella praticamente di svolgersi interamente sui beni confiscati alla Camorra. E io spero che l'anno prossimo il festival possa fare tappa qua, perché dobbiamo incominciare anche a gioire della possibilità di riprenderci i beni comuni. Arrivato al traguardo e di aver scoperto questa realtà che io non conoscevo assolutamente, ed è una cosa bellissima. Scambia e Pesce è una città più grande di una del nord, a quanto capisco. È una cosa enorme, è una bellissima cosa, una bellissima opera che hanno fatto i ragazzi, è veramente un segnale molto importante. E ho saputo anche che questa appunto per il campo è stato intitolato ad Amato Lamberti. Amato Lamberti, e naturalmente noi dobbiamo soltanto ricevere le istanze di chi vive nel territorio, assicurare la legalità e il rispetto delle norme. Questo è essenziale. Ecco perché prima, parlando a loro, ho detto non dovete perdere la fiducia, perché la situazione è grave economicamente dal punto di vista lavorativo. Però ci riprenderemo, abbiamo superato tanti e tanti quegli ostacoli, cominciare a lavorare con il dovere e così via di seguito, e se ne siamo venuti sempre più. Bisogna avere costanza e non abbattersi, e questo è un segnale importante, proprio quest'opera che stanno facendo, questo affidamento, questo terreno sottratto alla criminalità e che viene dato ai giovani, speriamo che naturalmente lo portano a compimento e poi lo facciano. Stiamo facendo, partiamo questa associazione per dare una mano, per dare una mano alla gente. Cioè, stamattina siamo andati qua appunto per far sì che questa terra non sia della Camorra ma che sia anche nostra. Siamo della cooperativa Ottavia di Marigliano. Siamo venuti oggi qua a raccogliere le pesche qua a Chiaiano con i nostri operatori Angelo, Loro Sarianna, il nostro caro presidente Antonio D'Amore e la nostra cara direttrice Rosita Del Rigo. Siamo venuti qua a collaborare contro la Camorra e contro la... Io spero che non ci sia più guerre fra clan. E quindi oggi state qui nell'associazione Resistenza Anticamorra per dare il vostro tempo a loro. Il nostro contributo. E vi divertite oggi qua? Anche un modo per socializzare, per stare con gli altri? Per socializzare, stare insieme agli altre persone, insieme ai miei amici qua, Nello e Michele. Michele qua. Quindi Michele, questo è anche un modo per entrare in contatto con la natura? Ti piace entrare in contatto con la natura, no? Sì. E oggi che cosa farai qui? Che facciamo?
Raccogliete le pesche? Le pesche. Ok. Eccole qua. Fammi vedere. Wow, avete fatto giusto questo raccolto, complimenti. Dice di grazie. Serie P. E qui oggi che fate? Vi riunite tutti quanti e rientrare con la natura è anche qualcosa che vi diverte? Sì, sì, a socializzare, a pallone. Dove stiamo? Stiamo a Chiaiano, in una terra confiscata dalla comunità. Che cosa farete oggi qui, come cooperativa Ottavia? Oggi raccogliamo le pesche, cioè dovremmo raccogliere, ma non credo, perché sono un po'... Vanno sfrondate. Come sì. Sono acerbe. Facciamo, sono un po' acerbe, quindi facciamo un taglio, è una raccolta delle, simbolica, più che altro. Dei rami che sono in più, diciamo. Lei Rosariano. Per mettere a sole di raggiungere meglio le pesche e farle maturare prima. Quindi tutte queste forme di organizzazione servono per i ragazzi per potersi incontrare, per socializzare, per, sono simboli per far vedere che le cose vanno avanti e che cambiano. Sì, anche per questo. Sono anche opportunità di lavoro, no? Sì. Tu sei... Io sono Rosita, il direttore della cooperativa. Diciamo, l'ambizione di gestire un po' questa gabbia di matti. E, al di là della questione della raccolta, è importante anche il fatto che comunque questo può rappresentare un vero e proprio lavoro per i ragazzi. E quindi, insomma, è anche un inserimento lavorativo per loro. Infatti cominceranno... nello specifico loro sono impegnati anche in un altro bene confiscato ad Ottaviano, nel castello Medice, l'ex castello di Cutolo, tutti lo ricordano così, e hanno un piccolo orto dove producono una serie di prodotti che il giovedì, in modo anche molto allegro, riusciamo a mettere anche un po' sul mercato, con un mercatino a chilometri zero, per cui una soddisfazione per loro e un acquisto sempre più di dignità, non solo per il posto in cui appunto lavorano, ma proprio perché in quel posto poi costruiscono il loro futuro, la loro possibilità, la loro chance. Quindi anche la cosiddetta normalità che spetta a loro? Esattamente, ad organizzare, sì, un parco giochi Robinson, quella dell'avventura. Immaginate eventualmente la possibilità di picnic in questi territori. Immaginate due persone che lavorano, per ogni ettaro sono 26 persone, e poi qualcuno che può preparare le feste, quindi accogliere per mangiare, ed eventualmente, diciamo, inserire questo progetto, questa situazione, questa città Chiaiano, conosciuta nel mondo, diciamo, per le cose tristi che probabilmente tutti quanti sappiamo, come un'occasione di riscatto. E quindi, diciamo, da questo punto di vista 50-60 famiglie che possono vivere di questo lavoro e vivere probabilmente anche di questa bellezza. Insomma, era un po' questo. Noi stamattina, intanto, mentre stavamo parlando, l'associazione Porte Invisibili ha organizzato un piccolo sito di compostaggio qua dietro di noi, per dire che probabilmente c'è anche questa sfida. È possibile mettere su una attività ad impatto ambientale zero, diciamo, e cominceremo anche a fare un lavoro per quanto riguarda l'energia, se andare avanti probabilmente da un punto di vista naturale, senza costare, diciamo, alla collettività in termini di consumi particolari. Perciò torna molto importante una figura come la madre Lomberto, un accademico che è stato capace di mettere insieme la riflessione scientifica con il lavoro delle associazioni, con le organizzazioni dal basso. Insomma, questa è una sfida importante.